Ehi, Paperino, per caso hai visto o hanno usato Pumba? Beh, tieni allerta il naso allora. Gosh, e lo darai a Paperino? Personalmente, se lo merita proprio. Questo è il primo premio alla carriera che l'House of Mouse abbia mai consegnato a qualcuno. Paperino ha lavorato sodo per averlo. Che cosa? Fermare lo scherzo? In onore del mio grande amico e partner Paperino, che ci ha tempestivamente deliziati della sua presenza a uno dei suoi cartoni migliori. Ciao, Paperino, sono pronta. Non te ne sei dimenticato, vero? È San Valentino, è l'anniversario del nostro primo incontro e sono passati 6 mesi dal mio compleanno. Avevi promesso di organizzare una gita e che ti saresti occupato di tutto. Ricordi? Oh, sì! Ma certo che me lo trovo! Andiamo! Oh, Paperino, è tutto così magnifico e così romantico. Se vuoi di tutto, porca! Oh, Paperino, mi leggeresti una poesia? La poesia è una cosa così bella e romantica. Ma questa non era una gita dedicata a me. Ok! Paperino, perché non mi suoni una canzone? Magari qualcosa di romantico, vuoi? Paperino! Assaggiami il piedino, per favore. Sento più, Paperino! Paperino, ti sto parlando! Paperino! Che volevo dirti? Che i pesci sono decisamente volgari! Perché no? Proviamo! Ehi, è divertente! Paperino, hai la direzione giusta? Hai organizzato anche un rafting! Che bello e così divertente! Paperino, sei troppo buffo! Non è meraviglioso, Paperino, così rilassante e romantico?
Preparati per la corsa della tua vita, perché stai per scendere le cascate. Non stare in piedi. $10 l'una. Una foto ricordo? Poverino! Avevi gli occhi chiusi! Rifacciamola! Questa è buona! Adesso puoi pagare! Tu meraviglioso! Sei il miglior fidanzato che esista al mondo! Pensa ora, potrai leggermi poesie, suonarmi canzoni e massaggiarmi i piedini senza essere interrotto!